In questo gioco c'è una massa e una luce, da lì lightweight, e lo scopo è portare la massa alla fine di un livello in cui si può saltare e spostarsi. La luce è l'unico punto di luce del gioco, per cui lei è la responsabile di far vedere alla massa dove andare. La massa è quella che compie le azioni più intricate, ad esempio saltare, fare salti precisi, movimenti precisi, e senza la luce non può andare da nessuna parte. L'anno scorso eravamo decisamente impreparati, abbiamo tentato troppo di fare un gioco in 3D che doveva essere più evoluto. Per me è divertente. Io voglio risposto al challenging, perché mi hanno già chiesto. Soddisfazione. Estremo, direi. Noi abbiamo sviluppato Hack Life 3, abbiamo vinto il premio per miglior colonna sonora e per il gioco più trash della Game Jam. L'idea di fondo, molto profonda in realtà anche, è che c'è un magnifico gioco che degli hacker annoiati si divertono a distruggere e noi dobbiamo difendere il nostro gioco. Abbiamo conosciuto persone abbastanza fuori di testa come noi e ci siamo divertiti un casino a fare cose interessanti, perché oltre fuori di testa abbiamo trovato anche persone competenti e grazie a questo ci siamo divertiti sviluppando. Ciao! Ciao.